Ciao e benvenuti. Questa è la lettura per il segno dei pesci. È una lettura senza tempo, quindi il momento in cui tu vedrai questo video, ascolterai queste parole, probabilmente sarà il momento giusto per te per cogliere il messaggio che è contenuto in questa lettura. Se senti bisogno di ampliare il messaggio, di avere un ulteriore messaggio, ti invito ad andare ad ascoltare, a vedere anche il tuo ascendente oppure un segno predominante nel tuo tema natale. Io mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale e spirituale e per questo queste letture non sono divinatorie, non vado a vedere il vostro futuro, ma servono per dare una chiave di lettura, uno spunto di riflessione, un punto di vista diverso per andare a sbloccare una situazione che in questo momento nella vostra vita magari è incastrata oppure superare un problema che state vivendo. Ho già estratto una carta dal mazzo dei tarocchi degli Spiriti Verdi, che effettivamente è un oracolo, ed è uscito per voi il rosmarino. Cosa vi dice questa carta? La capacità di purificarsi, di ripulirsi da una condizione che si considera inferiore e negativa per il proprio percorso, accettando l'inizio di una nuova fase, battesimo simbolico che avvia una nuova era, della propria esistenza. Quindi, non so se lo sapete, probabilmente molti di voi lo sanno già, il rosmarino è una di quelle piante che bruciate, crea purificazione, porta purificazione nell'ambiente, un po' come il palo santo che si conosce tanto, o la salvia bianca. Quindi vi sta dicendo, sta portando la vostra attenzione, forse sulla necessità in qualche modo di purificarvi a un livello più interiore, quindi non si sta parlando di fumigarvi con il rosmarino. Portare una purificazione interiore che aiuterà a purificare anche quello che avete intorno a voi. Ogni tanto è bene, e siamo verso la fine dell'anno, quindi forse è il momento migliore, è bene fare un check, è bene capire che cosa va bene nella nostra vita, che cosa va cambiato e soprattutto che cosa va purificato, quindi in qualche modo eliminato, lavato via. Non è un processo facile, però se le carte lo stanno dicendo, significa che qualcuno di voi ha bisogno di sentire questo messaggio e di fare questa purificazione. Con i tarocchi abbiamo il 10 di coppe, wow, il re di denari e il 2 di spade. 10 di coppe, una delle carte più ricche emotivamente del mazzo. È come se però stesse dicendo a qualcuno di voi che è importante in questo momento trovare un modo per armonizzare le vostre emozioni. Notate queste coppe tutte unite tra di loro da quella pianta che poi diventa un fiore in alto. Voi avete il potenziale di portare nella vostra vita, come tutti noi, una grande gioia, una grande ricchezza di emozioni positive, una grande ricchezza anche a livello proprio di prosperità materiale. Io ricordo che queste letture sono generali, quindi sto parlando a livello relazionale, professionale, di coppia, di famiglia, tanto sono tutte relazioni alla fine. E questa carta vi sta invitando a in qualche modo unire tutta la vostra dimensione emotiva, armonizzare la vostra dimensione emotiva proprio per poter portare nella vostra vita abbondanza di emozioni elevate, emozioni, chiamiamole così, positive, anche se secondo me, e per il lavoro che faccio, non esistono emozioni negative di per sé. C'è anche bisogno di radicarsi, di creare stabilità, di portare l'attenzione sui dettagli della vostra vita. Quindi se c'è questa importanza da dare a tutta la sfera emotiva ed emozionale, c'è anche una grande importanza da dare a quella che è la sfera materiale, a quella che è la sfera fisica. Occuparsi, o meglio, occupatevi del vostro corpo, occupatevi delle cose pratiche nella vostra vita, cercate di fare attenzione ai dettagli importanti per voi, perché questo vi porta ad avere più sicurezza, vi porta ad avere più un senso anche di potere rispetto a quello che sta accadendo a voi e nelle situazioni che per voi sono importanti in questo momento. E con il 2 di spade c'è un invito a prendere decisioni cercando di unire le vostre diverse dimensioni. Quindi, sì, se avete delle decisioni da prendere, usate la mente, naturalmente, è importante usare la parte cognitiva,
però è altrettanto importante creare un equilibrio con la parte emotiva di cui abbiamo parlato prima e la parte intuitiva. Quindi non usate soltanto la testa, ma trovate un equilibrio con le vostre diverse parti, perché questo vi permetterà veramente di prendere delle decisioni che siano più giuste per voi, che siano più complete. E vedendo queste carte mi viene da proporvi un'affermazione da lavorare tutti i giorni, più volte al giorno, con la voce, quindi affermarla a voce alta, con convinzione, per portare a voi quello che queste carte vi stanno dicendo. E se risuona l'affermazione, scrivetela nei commenti, perché scrivere aiuta anche a solidificare quello che state dicendo a voce alta, perché la voce crea. La felicità, sì, creo, scusate, creo la mia felicità attraverso la solidità e l'unione delle mie parti. Creo la mia felicità attraverso la solidità e l'unione delle mie parti. Quindi l'unione, come dicevo prima, della parte cognitiva e emotiva, ma anche la solidità del re di denari, quindi la parte materiale, la parte fisica. Spero che questa lettura abbia senso e sia utile per molti di voi. Fatemi sapere anche questo nei commenti. Se vi è piaciuto, mettete un like e soprattutto, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e a cliccare sulla campanellina in modo da essere aggiornati tutte le volte che uscirà un video nuovo. Noi ci vediamo a breve con la prossima lettura e intanto un abbraccio a tutti voi.